Valeria Spingardi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie per essere qui con noi. Allora, perché abbiamo modo con Valeria Spingardi di parlare della Banca del Latte Umano Donato, un'iniziativa che è nata tutto sommato recentemente, che è nata proprio dall'esperienza di Valeria Spingardi e da lì, insomma, grazie poi anche a tutta una serie di altri soggetti, a cominciare per esempio da un marchio famosissimo come Esselunga, certo, e non solo, diciamo, questa banca è nata ed è cresciuta e sta crescendo. Ecco, perché è importante? Allora, la banca del latte della Clinica Mangiagalli, che fa parte dell'ospedale maggiore del Policlinico, la Fondazione Cagranda di Milano, è una delle tre banche che esistono a Milano del latte donato umano. La Clinica Mangiagalli ha come peculiarità una grande terapia intensiva neonatale e si sa benissimo che i prematuri hanno bisogno del latte materno per sconfiggere tutte le loro iniziali difficoltà. Quindi il latte materno è una grandissima risorsa, la loro prima risorsa. Per questo io, avendo appunto avuto un'esperienza di aver avuto un bambino gravemente prematuro ed avendo avuto ed avendo tuttora la fortuna di avere comunque tanto latte, è giusto condividerlo con altri bambini. Non costa nulla condividere il latte, nel senso che la Clinica Mangiagalli, grazie al contributo di Esselunga, comunque, perché era stata un'iniziativa di Esselunga donare i punti fragola, i pochi punti fragola, per poter contribuire alla costruzione, proprio alla realizzazione anche proprio muraria della Banca del Latte. E quindi è stato un dono proprio dal primo gesto, inizialmente proprio molto basilare, molto, molto normale. Uno va al supermercato, a qualche punto, e lo dona. Dopodiché saltano in gioco, devono proprio giocare le mamme. Io sono stata la prima donatrice della clinica Mangiagalli, ma in quanto di mamma ricoverata dei bambini prematuri. Dopodiché ci sono tutte le altre mamme, tantissime altre mamme. Io ho perso l'anonimato in questo caso. Lo faccio, ma per prorogare la causa, davvero. Donare il latte è un gesto che è normale per una mamma, che viene comunque naturale per una mamma, non costa nulla. Non c'è nessuna controindicazione. Non c'è nessuna, anzi, una mamma che allatta, che alla fine dell'allattamento col proprio bambino tira un po' di latte, aumenta la produzione per il proprio bambino, per cui va anche a vantaggio della mamma e va anche a vantaggio del bambino e soprattutto va a vantaggio di tantissimi altri bambini. Non costa niente, dico, proprio perché anche questa banca del latte mette a disposizione qualsiasi cosa, c'è tutto, dai contenitori sterili per raccogliere il latte, al tiralatte, al termometro che controlla se nel tuo freezer il latte è conservato a temperatura corretta, a tutto il materiale informativo. Questo libretto è un libretto che viene dato a tutte le mamme che partoriscono in Mangiagalli, in cui vengono comunque spiegate tutte le cosa devi fare per raccogliere il latte correttamente, e ci sono anche tutti i numeri di telefono e tutte le informazioni che una mamma di cui può una mamma aver bisogno per poter iniziare a donare il latte. Dopodiché, una volta che si hanno comunque del latte, si contatta appunto la banca, si viene ammesse tramite un colloquio e tramite un esame del sangue, niente di più, niente di meno. Dopodiché tu sei libera di donare quanto latte vuoi e soprattutto di contattarli quando vuoi per avere la raccolta del latte. Ecco, ma dal punto di vista logistico, quindi, come funziona? La mamma ovviamente contatta la banca del latte. Ma poi va a donare, si reca in clinica? No, o lo una fa volta a casa? Che si è raccolto, cioè no, lo fai a casa, lo fai a casa, assolutamente, comodamente a casa. E poi c'è qualcuno che lo viene a ritirare. Esatto, una volta che hai un tot, insomma, un pochino di latte, comunque sia, viene conservato secondo determinati criteri. Esatto, va conservato con determinati criteri che appunto sono comunque, certo, ben spiegati, ma sono norme igieniche. Sono comunque sia accorgimenti basilari, cioè non mettere il latte vicino ai peperoni surgelati o queste cose, sono per dire, certo, la base è proprio quella. E basta, questo latte però davvero può salvare la vita dei bambini prematuri.
e il latte della mamma, a partire da Ulisse, dalla sua nutrice, a tutte le mamme, che tutte le baglie, il baliatico che c'era comunque in campagna, anche nel Cremonese, tante nonne, tante anch'io l'ho data alla vicina di casa, oppure portavo la bottiglia di latte. C'era questa tradizione che era molto diffusa anche appunto nelle nostre campagne, un po' meno magari in città, proprio era questa condivisione anche, esatto. No? Nel momento in cui c'era un problema, adesso poi si è un po' persa, e attraverso questa banca del latte umano appunto potrebbe, anzi è ormai tornata. Ovviamente c'è un periodo in cui le mamme possono, diciamo, donare dal momento della nascita fino a quando hanno latte. Fino a quando sia latte, quindi questo una mamma può variare molto da mamma a mamma. Può variare molto da mamma a mamma, dipende. L'OMS raccomanda un allattamento esclusivo, per esempio, per 6 mesi. C'è in realtà si va avanti anche fino a 2 anni, esatto. Un anno. Comunque, finché c'è il latte, è peccato mortale, io dico, buttarlo o sprecarlo. Per cui una mamma può benissimo donare quanto latte ha, vuole e può, comunque per gli altri bambini. Questo latte poi viene ovviamente analizzato, pastorizzato e anche rinforzato con vitamine, con elementi che di cui possono avere bisogno i bambini. Ma la cosa ancora più secondo me fantastica è che, prima di tutto, ogni latte è specie specifico, cioè il latte umano va bene per gli umani, il latte vaccino va bene per le mucche, lo fanno per i loro vitellini, ogni specie ha la propria specificità nel latte. Ma soprattutto ciò che contiene il latte materno, a parte ovviamente le parti nutritive per poter far crescere i bambini, ma ci sono tutta la parte degli anticorpi, che sono assolutamente preziosi, e poi comunque il latte è un tessuto vivo perché tramite il latte i bambini crescono, per cui va a crescere, ed è un tessuto sicuramente pieno di amore, sicuramente fa bene a questi bambini sotto tanti altri punti di vista. Ecco, appunto, perché stiamo parlando di bambini prematuri, quindi è dedicato esclusivamente a questi bambini prematuri che appunto... o con gravi patologie, che hanno bisogno, necessitano proprio di latte materno. Latte materno proprio perché è più ricco e più adatto anche alla loro digestione, insomma, è un po' sì, questo. Alla loro digestione. In realtà il latte materno all'inizio serve per stimolare l'apparato, appunto la parte digerente, lo stomaco, comunque a sviluppare tutto ciò che serve per iniziare a poter digerire, poter assimilare, poter crescere. Dopodiché il latte materno si è visto essere assolutamente un contributo prezioso per lo sviluppo cerebrale dei bambini, per preventivo per delle patologie agli occhi, è veramente l'elemento prezioso, l'elemento clou per poter far crescere i bambini. Certo, allora la banca, se non leggo male, fa parte dell'Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato. Nata a Milano nel 2005, conta sul territorio nazionale 33 strutture dedicate alla raccolta del latte materno. A Cremona ancora no, non c'è. Iniziare a far funzionare una banca del latte è stata una grossa impresa anche per una fondazione come Clinica Maggiorali, che fa parte appunto delle Cagranda di Milano, e c'è stato un grosso contributo di Esselunga sicuramente, e io mi auguro che tutte le mamme cremonesi possano comunque contattare la banca del latte e cercare di iniziare una collaborazione. Di certo non è impossibile, ci vuole tempo sicuramente, prima di tutto dobbiamo far funzionare questa banca, poi iniziamo comunque a donare anche noi, e secondo me potrà assolutamente essere un progetto fattibile e realizzabile. Come diceva prima, lei ha deciso comunque di rompere l'anonimato, no? Sì, l'ho rotto, ma per la causa, nel senso, quindi davvero. Quindi non si è pentita, donio. Perché a volte quando si va non mi sono pentita un po' anche per la categoria, io sono ostetrica, quindi per me il latte comunque materno è fondamentale, è una delle cose per cui ci battiamo da tanto tanto tempo. Come mamma ho visto davvero che il mio tempo, che comunque sia doveva essere dedicato al mio bambino, a Pietro, produceva tanto latte, tanto, e Pietro all'inizio veramente mangiava 12 ml di latte in 24 ore, e io ogni volta che tiravo il latte, cioè ogni 4 ore, ne producevo 150, 200,
Quindi ce n'era tantissimo e c'erano tantissime mamme che provavano ma non riuscivano. Tante mamme che invece riuscivano anche loro appena a soddisfare il bisogno del loro bambino, per cui dicevo, ma è questo latte? Diamolo, perché se può essere utile alla grande. Pietro come sta? Pietro sta bene, cresce bene, è pieno di latte. Tra l'altro lo chiedo anche all'ostetrica, voglio dire, poi la maternità porta anche a una certa, mi auguro, generosità e ci sono anche altre donazioni, no, che le giovani, che le mamme possono fare. Assolutamente sì. Quelle del cordone ombelicale. Esatto. Anche quello non costa assolutamente niente, quindi io dico davvero, quello che si può fare, che non costa niente e che davvero può salvare, facciamolo. Non trovo scusanti per cui uno debba dire no, io non mi sento, no. Non Benissimo. C'è scusante. Ci fa piacere così aver ospitato questo invito, che è senz'altro estremamente utile. Grazie e complimenti a Valeria Grazie. Spingardi. Grazie a voi. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco altri ospiti.